Prima partita, Merde contro Milan. Ok, da posto. Maglietta rossa nera. Allora, giusto per far notare, 5 minuti, livello leggenda. Ok, e siamo pronti a partire. Questo ticchettio in sottofondo è Pulci. E siamo pronti a cominciare, ok. Il derby della Madonnina. Questo sarebbe Giulio Cesare, okay. Questa è FIFA 09, per cui Ibra è ancora all'Inter. Attacca l'Inter, ma subito formato. Ribéry. Messi per De Rossi, Rooney per nessuno, Cristiano Ronaldo in area, parte il cross basso e ribattuto dalla difesa dell'Inter, che prova niente, Torres porta, steso e fallo, calcio di punizione dal limite, sicuramente segnerò, perché segnare su punizione alla FIFA è come un rigore. E traversa, non c'è modo di segnare un gol su punizione. Traversa di Messi. Era il rinvio che si muove di Giulio Cesare. E raccolta da Messi, ma Torres viene fermato. Ora ancora. Ecco, Torres fermato. Sì, avanti dentro un Quaresma. Che ovviamente in questo videogioco è un fenomeno. Cristiano Ronaldo gli fa una sega. Abbiate sicuro. Roya. Sbaglia tutti i rinvii, quindi. Cristiano Ronaldo contro Mancini. Rooney. Passaggio che per un voto di culo filtra per Torres. Solo davanti al portiere, tiro ed è gol! 1-0 Milan. Fernando Torres. Al minuto non lo so perché non stavo guardando. Al tredicesimo minuto Torres porta in vantaggio il Milan. In realtà sarebbe il dodicesimo, ma niente. Cristiano Ronaldo fermato da Abedi Pelé. E la Mancini. Cross al centro, Ibra anticipato. E ora Rooney che si va a incartare. Torres è steso e chi è? John Terry. Ibrahimovic fermato da Sendero, ma non perde palla nemmeno se gli spara una badilata. Vabbè, ma andate a cagare tutti quanti! E un tiro che usciva di 4 km e è andato a mandarlo in calcio d'angolo. E ora possibilità per l'Inter su calcio d'angolo. E respinge la difesa del Milan con Terry. E ancora un ennesimo cross respinto. Però adesso stanno un po' cagando il cazzo. De Rossi ferma tutto, ma che cazzo questi rimpalli! E se l'ha mandato ancora il calcio d'angolo lo ammazzo. Ok, rimessa dal fondo. Thiago Silva, appena acquistato l'anno scorso. Andate a cagare tutti quanti però. Perché state un po' cagando la minchia. Era Torres, Rooney che se li fuma tutti. Davanti al portiere e poi parate traversa, strano, una bella traversa, sono due.
Torres al centro per mia sorella e spazza la difesa dell'Inter. Thiago Silva per Ribéry, per Messi anticipato, e si prova l'Inter con Ibrahimovic fermato da Senderos, che è un fenomeno. E questi batti e ribatti che rompono un po' i coglioni. Allora, Cristoforo Colombo. Anticipati tutti. E ora Torres che viene fermato come un imbecille tutte le volte. E andate tutti a cagare, però Quaresma è una cosa allucinante, Cristiano Ronaldo gli fa una sega. C'hanno un culo che non finisce più, stanno costruendo tutte le loro azioni solo sui rimpalli. Ed è il 65esimo calcio d'angolo per l'Inter. Prima o poi segneranno questo calcio d'angolo perché non esiste il cazzo. E niente, non si riesce a uscire dall'area di rigore. Messo dal fondo, quando siamo al 38esimo e il Milan conduce per 1-0, l'unica volta che quel cazzo di Torres è riuscito ad andare via, ha segnato. E niente, non c'è niente da fare. Ed ecco che arriva il porco zio di gol, vaffanculo. Vaffanculo Quaresma di merda che mi segna sempre. Quaresma segna sempre. E Torres che non c'è un cazzo da fare, e quello non è fallo, vabbè, ma qui non fischia mai un cazzo. E non c'è niente da fare, non si passa, signori, non si passa. Perché... non c'è un cazzo da fare, naturalmente non ho perso una partita e oggi che faccio una ripresa sicuramente perderò perché non esiste il cazzo infottuto bastardo. E c'è il 136esimo calcio d'angolo per l'Inter, mi sto francamente rompendo i coglioni. E Rooney si spassa la palla da solo praticamente perché sì, perché lui può. Passaggio al centro, Fernando Torres, e lo incenerisce quel porco di merda. Ed ecco che zittisce tutti. 2-1 per il Milan. Al 45esimo doppietta di Torres. E fottetevi tutti. Torres ruba palla ma viene rifregato ancora. Sono più tenaci di un brufolo il giorno degli appuntamenti, che non ho capito cosa vuol dire. Allora fine primo tempo, per l'Inter la pacchia è finita perché adesso escono i cessi ed entrano i veri giocatori. Partita equilibrata, tre tiri in porta a testa ed ora sostituzioni. Escono Messi ed entra Madame Collage, rispetto. Eccolo là, vedete? Facciamo uno zoom perché non si vede un cazzo. Vedi, il rispetto, ovvero Madame Collage. Ma dove cazzo sono tutti? Poi questo Kunta, che sono io, al posto di Fernando Torres. E poi esce Rooney ed entra Cherbotans. Ok. E siamo pronti con le sostituzioni. Riprendiamo la partita. E come potete vedere sta per entrare Madame Collage. Eccolo qua, Collage. E ora attacca il Milan con me stesso, che avanza inesorabile. Ma se tira De Gol appena entrato subito e ammutolisce tutti quanti. E guardatelo, 3-1 per il Milan. E andate tutti a casa. Ribéry, De Rossi che non ho capito perché non ha passato la palla, ma per fortuna l'ha ripresa. E Terry per Falzone, che è uno che ho preso così.
E passaggio quasi smarcante, peccato, per poco non è arrivato. Ora me stesso, Falzone, De Rossi, Germottan si è fermato per un pelo. Ecco, ed eccomi qua, signori miei, che mi vado a incartare come un imbecille contro l'unico difensore ancora presente. Ora attacca l'Inter con Mancini, che è inutile dirlo, è una lippa imprendibile, tranne in questo caso. E il passaggio non filtra, perché non deve filtrare. Ancora Mancini contro John Terry, cross, ed ecco Madame Collage, lui. Collage che la passa a Cristiano Ronaldo, che avanza, avanza praticamente da solo. Il cross e il colpo e il palo, ma che palo ha preso! E sono tre legni in questa partita. Cristiano Ronaldo per Madame Collage, Madame Collage fermato. E ora Cristiano Ronaldo ancora per Madame Collage, che parte tutto lei, esteso, questo è un fallo. Bastardi, guardate cosa hanno fatto a Madame Collage. Lo hanno falciato senza pietà. E adesso vuole un bel cross. E colpo di niente. Ribéry, il tiro deviato per fortuna, perché era una loffia assurda. Angolo per l'Inter. E Collage è infortunato, ma rimarrà in campo stoicamente. E colpo di testa fuori di poco. Colpo di testa di Falzone. Siamo al 63esimo minuto. E ci prova l'Inter. Con niente, basta, non ci provo più. Ed eccomi qua, signori, la mia, il mio alter ego virtuale. Che la passa, cioè, che non la passa nessuno. Merda. E Cerbotans che si è incartato da solo. E paratona, non so neanche io cosa ho fatto, ma sono riuscito a tirare. Rivediamo. È così un bel sombrero, così non so. Calcio d'angolo ancora per il Milan, che si è ripreso in questo secondo tempo grazie all'ingresso in campo dei veri fenomeni. E ancora parata di Giulio Cesar, che sta salvando l'Inter da una goleada probabilmente. Ancora angolo, Collage sulla palla, la butta in mezzo, ma niente da fare. Cristiano Ronaldo, De Rossi, parte il tiro e l'ennesima parata. E facciamo il festival dei calci d'angolo. No, ok, questo era fuori. Siamo al 70esimo minuto e questa palla per nessuno. Lancio lungo, ma questo quaresimo potrebbe anche prenderlo. Per fortuna non è successo. Il quaresimo di FIFA 09 vale 10 volte Cristiano Ronaldo. E ora Collage, che nonostante sia comunque leggermente infortunato, altrimenti non spero che sia solo leggermente. Ed eccolo qua, Collage, Collage. Avanza Collage, serve con un magistrale assist di culo, serve a me stesso. Maledetti, gli rubano la palla, ma da un Collage. Perché lui... Ribéry bruciato da... No, quello è Jimenez, un fenomeno ovviamente. Io voglio far segnare Madame Collage e non c'è niente da fare, bastardi. Io voglio far segnare Madame Collage, se ancora non si è capito. Ecco Cristiano Ronaldo. Per me, ma mi sono incartato come un idiota da solo. Se ne è andata a impantanare in una zolla, non so cosa ha fatto quell'ebete. Sembra che sta giocando con una palla medica. Mancini ha provato un tiro cross.
Ed eccomi qua, niente, ho avuto quel momento all'inizio, adesso non riesco più a saltare neanche mia nonna. E Mancini, oltre a prendere la palla a Terry, riesce addirittura... Naturalmente la palla l'ha data esattamente dove volevo io, quel grandissimo testa di minchia impestato. Niente, non c'è niente da fare, non gli puoi rubare la palla. Ma sono tutti infortunati, va anche Falzone infortunato. E avete cagato leggermente la minchia. Dammi sta cazzo di palla. E naturalmente rubo la palla e finisce la partita. E solo per questo sono riuscito a rubare la palla, sennò col cazzo. Punto di risultato, Inter 1, Milan 3. E andate tutti a cagare. Con 2 traverse e un palo. Vediamo i dati, migliore in campo Stankovic, anche se non si è mai visto per tutta la partita. Vediamo un po' i dati. Bene, 7 tiri a 4 in porta, ovviamente. Contando quelli totali sono 12 a 8. E ci vediamo alla prossima puntata.